La tutela giuridica delle langue furlane si fonde su plui normis, di livello internazionale, statale e regionale. Sul plan internazionale è ben applicata la Convenzione Quadri per protezione des minorancis nazionals, che gli è stata fatta buine dal Consiglio d'Europa il 1 di novembre del 1995 e ratificata da Italia in tal 1997. Queste convenzioni europeane è all'obiettivo di tutelare le minorancis linguistiches sui loro territori, per assicurare che a sedi garantiti di bande dai stati, le condizioni per conservare e sviluppare le loro culture e per preservare la loro identità. A livello statale si applica prima di tutto la Costituzione del Stato italiano, dulà che l'articolo 6 al stabilis che la Repubblica tutele con normis di queste le minorancies linguistiches. Per mettere in vore questo principio fondamentale della Costituzione, il Parlamento italiano ha fatto buine dal 1999 una legge di queste, la 4 vot 2, che si applica anche ai langue furlane. Queste legge è chiappe dentro una disciplina specifica sull'insegnamento des lengues minoritaris a scuole e è previote il diritto di doprà questis lengues in dutis les amministrazions publicis dentro dal territorio delimitato. A son une vore importantis anche les normi sulla programmazione te radiotelevisione pubbliche, anche se pal momento son applicadis dome in part. Con riferimento alle normative regionali, per lengue furlane esistono due leggi, la legge regionale numero 15 dal 1996 e la legge regionale numero 29 dal 2007. La legge regionale 15 dal 1996 è stata il primo provvedimento legislativo che ha riconosciuto in maniera ufficiale il furlan tant che lengue, e stabilisce a clar la possibilità di paienze locali di poterle doprà te toponomastiche, tai conseis e in generale tai rapports cui cittadins. Con di plui e ha delineato i primi interventi tai settori di istruzione pubbliche e dal sistema radiotelevisivo. Queste leggi è anche individuato un organismo di politiche linguistiche fa di queste, l'Osservatorio per lengue per culture furlanis, sostituita al 2005 di un'agenzia autonome, l'Agenzia Regionale per Lengue Furlane, ARLEF. La legge regionale 29 dal 2007 è stata fatta buine per superare certi limiti della legge 15 e per infortire anche in modi plui la tutela e la promozione delle lengue furlane sulla fonte des dispositions attuativis dal Statuto di Autonomia de Region. Da quest atto legislativo, per prime volte, il furlan alven definit tant che lengue proprie dal Friul. Tra i continuti principali de lec al el rifuarcimento dall'insegnamento de lengue furlane a scuole, la certificazione linguistiche e l'organizzazione de planificazione linguistiche.